Ok, quindi diamo il via a questa seconda parte di questa prima giornata del percorso B-Between. Prima di lasciare la parola al professor Albani, voglio ricordarvi solo una cosa che ci siamo dimenticati all'inizio io e il professor Maggi, ovvero che questo percorso B-Between, che si compone di 6 appuntamenti, ha anche una parte extra, diciamo così. Sulla piattaforma e-learning potete trovare il corso L'Agenda 2030 e gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile, un corso a cui potete accedere quando volete, un corso prodotto da ASVIS, che è l'Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile, offerto gratuitamente alle università e che è propedeutico per ottenere l'open badge di percorsi proposti da BASE, da Bicocca Sostenibile. Quindi potete seguirlo quando volete, nei tempi che volete, la durata complessiva di poco meno di 2 ore, e appunto vi racconta cosa sono i 17 Sustainable Development Goals. Per ottenere l'open badge dovete averlo frequentato prima della richiesta dell'open badge stesso, quindi prima della fine di questo percorso. L'ultima cosa telegrafica è che al termine di ogni giornata, ogni appuntamento di ogni mercoledì pomeriggio, per ottenere appunto il famoso open badge, dovrete rispondere a 2 semplici domande a risposta multipla, solo per dimostrare appunto che avete seguito l'evento, insomma. Non ho altro da aggiungere. Do il benvenuto, ripeto, al professor Samuele Albani. Anche lui, come il professor Maggi, lavora al Dipartimento di Scienze dell'Ambiente, anche lui insegna cambiamenti climatici, con un focus un pochino diverso, che è legato più ai modelli e agli scenari. Io non aggiungo altro e gli lascio subito la parola, ricordandovi che se il professore è disponibile, verso la fine della sua presentazione lasceremo anche uno spazio alle vostre domande che potrete scrivere nella chat o nel Q&A che trovate in WebEx. Io, come in precedenza con il professor Maggi, le riporterò al professor Albani, magari facendone sintesi o scegliendone alcune, perché come abbiamo visto prima le domande sono tante e non è possibile poi in questa sede rispondere a tutto. Grazie a tutti e grazie al professore, a cui lascio la parola. Certo, grazie, buongiorno. Condividiamo. Quindi, diciamo, quindi proseguiamo diciamo, un po' questo pomeriggio sul clima, e vi parlerò in particolare, come preannunciato, di modelli climatici e proiezioni climatiche future, cercando di contestualizzarle anche un po' nell'ambito delle attività dell'IPCC e dei suoi report, sostanzialmente. Quindi, eccolo qua, così. Quindi sostanzialmente qua ho cercato di riassumere quelli che sono i principali attori del dibattito internazionale sui cambiamenti climatici. Quindi da un lato abbiamo la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, che di fatto si occupa di il più alto livello di coordinamento, diciamo, del dibattito su queste tematiche, ai più alti livelli politici, quindi a quello dei governi nazionali, a proposito dei rischi associati ai cambiamenti climatici. Per esempio, il protocollo di Kyoto, gli accordi di Parigi, diciamo, sono emersi da questo contesto. Abbiamo poi appunto l'IPCC, quindi il gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici, che invece si occupa di una sintesi periodica di quelle che sono le più recenti conoscenze, diciamo, sui cambiamenti climatici operate dalla comunità scientifica. E poi ci sono evidentemente altri attori, che sono vari organismi non governativi, compagnie private, la società civile, eccetera. Quindi, di fatto, vediamo che abbiamo da un lato un'entità politica multilaterale che si occupa di questo dibattito, e dall'altra parte l'IPCC, e in particolare alcuni organismi dell'IPCC, i bureau e i gruppi di lavoro, che sono un'entità di tipo scientifico, il cui mandato però non è di fare ricerca, ma di fare una sintesi della ricerca. Da dove emerge questo contesto? Emerge, diciamo, dagli anni 90, in particolare dal summit di Rio del 1992, sono emerse appunto
tre entità in particolare, di cui una appunto è questa Convenzione Quadro sui cambiamenti climatici. Sostanzialmente quasi tutti i paesi, diciamo, del mondo ne fanno parte, più l'Unione Europea a rappresentare, diciamo, l'entità, oltre che i singoli stati nazionali che ne fanno parte. E il suo obiettivo è appunto quello di in qualche modo evitare un'interferenza umana con il sistema climatico che sia pericolosa di fatto. Potete visitare il sito, nel quale troverete molte informazioni. Quindi, appunto, come indica nel suo statuto, nell'articolo 2, come viene tradotto questo prevenire queste interferenze antropogeniche con il sistema climatico, che pericolose in particolare, prendendo, diciamo, intraprendendo delle azioni che abbiano anche delle tempistiche sufficienti perché gli ecosistemi si possano adattare naturalmente ai cambiamenti climatici, per assicurare che la produzione del cibo sostanzialmente non sia minacciata e che ci possa essere uno sviluppo economico di tipo sostenibile che possa svilupparsi in questo modo. Degli eventi, diciamo, più importanti organizzati dalla Convenzione Quadro sui cambiamenti climatici sono queste Conference of the Parties di cui avrete probabilmente sentito nei media. In queste riunioni sono sostanzialmente riunioni annuali che possono essere ospitate in diversi paesi in giro per il mondo, che sostanzialmente, oltre a quelli che sono i partecipanti che hanno potere decisionale, cioè rappresentanti appunto degli stati, prevedono una partecipazione. Qua c'è un esempio di una delle recenti COP, di altri partecipanti che possono intervenire come osservatori. Quindi vediamo che c'è stata una partecipazione di 22.000 persone attorno a questo evento. E quindi è un momento chiaramente di dibattito, di confronto, di lobbying di diversi portatori di interesse anche. Qua menziono giusto alcune famose COP, quindi quella del dicembre 1997 a Kyoto in Giappone, quella del 2015 a Parigi in Francia, che sono associate, diciamo, poi anche a questi rispettivi accordi, e mentre la prossima si terrà la COP26 a Glasgow, diciamo. Quindi finora abbiamo parlato di alcune organizzazioni, ma chi di fatto si occupa di fare ricerca sul clima? Semplicemente se ne occupano ricercatori all'interno di università, centri di ricerca, in giro per il mondo. Chiaramente una tematica di ricerca come altre, e quindi si svolge secondo le modalità tipiche della ricerca accademica o degli altri centri di ricerca. La pubblicazione dei risultati scientifici, come in altri campi, è soggetta al metodo della peer review, con pubblicazione in giornali, eccetera, eccetera. Quindi niente di speciale in questo senso rispetto ad altri campi. Quindi, come interviene tutto questo l'IPCC sostanzialmente? L'IPCC è stata creata per fornire ai decisori politici dei rapporti scientifici regolari sul tema dei cambiamenti climatici e delle relative implicazioni, inclusi potenziali rischi futuri, e anche con il compito di proporre delle possibili opzioni di adattamento e di mitigazione. L'IPCC è stata creata in particolare nell'88 sotto l'egida delle Nazioni Unite, in particolare dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale e dell'Agenzia delle Nazioni Unite per la protezione dell'ambiente. Come forse qualcuno di voi saprà, diciamo, è stata insignita del premio Nobel per la pace nel 2007, anzi è stata coinsignita con Al Gore, che aveva, diciamo, all'epoca era stato particolarmente attivo con anche il suo film documentario, e quindi per questo sono stati insigniti di questo premio, stando anche a significare quelle che sono le implicazioni sulla società in generale della lotta ai cambiamenti climatici in qualche modo. Quindi, diciamo, l'IPCC ha una sua organizzazione,
qua vedete un po' riassunta, ho già menzionato che sostanzialmente il bureau, in particolare questi gruppi di lavoro e chiaramente tutti questi autori, contributori, reviewer che vedete qui sono un organo di tipo scientifico, esistono poi chiaramente un segretariato che è un organo più amministrativo e questa sessione plenaria che diciamo, è composta dai rappresentanti dei delegati, quindi di diversi stati membri, anche in questo caso. Quindi cosa fanno questi gruppi di lavoro? Sostanzialmente si occupano di tre grandi tematiche che poi vengono pubblicate, vanno a contribuire a diversi rapporti, in particolare in questi assessment report, questi rapporti quadro molto voluminosi che vengono pubblicati periodicamente ogni 5, 6, 7 anni, ci sono diciamo, dei rapporti specifici da parte di ciascuno di questi gruppi di lavoro e un rapporto di sintesi. Questi tre gruppi di lavoro si occupano rispettivamente di una descrizione di quelle che sono le basi scientifiche nei cambiamenti climatici. Il gruppo di lavoro 2 è focalizzato su impatti dei cambiamenti climatici, adattamento e vulnerabilità, e il terzo gruppo di lavoro si occupa della mitigazione. Quindi, per esempio, ognuno di questi volumi è un volume di oltre 1.000 pagine, tendenzialmente, che include una sintesi tecnica di un centinaio di pagine e una sintesi per i decisori politici di una trentina di pagine. Quindi c'è un processo di sintesi sempre più spinto, in modo da andare a focalizzare i principali messaggi che, come detto, servono di supporto alla fine per i decisori politici. Tutte queste attività, questi rapporti, quindi preparati dall'IPCC, ricordiamo, sono appunto creati per dare informazioni ai decisori politici e sono sottoposti a un lungo processo di revisione, sostanzialmente. In cui vedete, ho cercato di evidenziare in giallo e in rosso chi opera a diversi livelli chi diciamo, è protagonista di diverse azioni lungo tutto questo processo. Ma diciamo, in estrema sintesi ci sono due fasi di revisione di ciascuna bozza, prima di arrivare a una bozza finale. E una cosa interessante è giusto avere un'idea di come sono selezionati questi esperti sostanzialmente. Chiaramente ci sono, sulla base del loro curriculum, degli esperti di riconosciuta fama nazionale e internazionale, a cui diciamo, l'IPCC affida il compito di generare un indice, quindi sono quelle persone che coordineranno gli interi rapporti, diciamo. Dopodiché diciamo che ci sono delle candidature spontanee di diversi scienziati che hanno un curriculum adeguato presso i propri governi, i cui rappresentanti scientifici sono sostanzialmente incaricati di vagliare l'adeguatezza del curriculum delle persone che si sono presentate e questi candidati, questi esperti, sono messi a disposizione dell'IPCC per la selezione degli autori che poi andranno a costituire sostanzialmente tra i gruppi di lavoro. Cercando poi di dare una selezione di autori, sono centinaia, diciamo, ma che siano rappresentativi dei diversi paesi, che siano rappresentativi, diciamo, c'è una diversità rappresentata in ogni senso, anche in un ricambio generazionale all'interno degli autori che partecipano a diversi rapporti, sostanzialmente. E quindi sarà poi questi coordinatori che andranno a scegliere quali tra i candidati ritenuti adeguati possono partecipare. Dopodiché, in realtà, vengono coinvolte molte più persone perché viene chiesta spesso e volentieri una consulenza su questioni specifiche ad altri, diciamo, ricercatori che non sono coinvolti. E le fasi di revisione prevedono anche un'apertura al pubblico, sempre si parla di ricercatori che si sono registrati, diciamo, e quindi hanno ottenuto accesso a queste bozze e possono commentarle. Questo viene ripetuto per 2 volte. Una cosa interessante che riguarda l'ultima fase di revisione riguarda il fatto che i summary per policy makers, quindi queste sintesi per i decisori politici finali,
vengono approvate sia dagli esperti, diciamo, quindi gli scienziati, sia da quelli che sono poi i delegati del governo, che comunque hanno vivono anche loro degli esperti di fatto. E questo viene approvato riga per riga, parola per parola, e in qualche modo vuole essere garanzia di quello che è l'endorsement, diciamo, delle varie nazioni e a garanzia della validità scientifica, diciamo, l'autorità di questo rapporto, in qualche modo. Quindi, in realtà l'IPCC non sviluppa solo questi assessment report, ma ha tutta una serie di pubblicazioni, di rapporti speciali, metodologici, che vengono pubblicati e qui potete trovare indicata, diciamo, la timeline delle attività correnti. Quindi sostanzialmente siamo verso la conclusione di questo sesto ciclo di report da quando è stata istituita l'IPCC. E come vediamo un po' da questa figura, le attività dell'IPCC, dove FS sono First, Second, Third, Fourth Assessment Report e così via, vedete, si accompagnano anche a delle tappe fondamentali in quelle che sono state le risposte poi. Quindi, per esempio, vedete qua gli accordi di Kyoto, quella che è stata diciamo, l'idea di concordare sul mantenimento di una temperatura, di un aumento di temperatura non oltre 2 gradi centigradi, che poi si è concretizzato in qualche modo tramite gli accordi di Parigi, e quindi si può intravedere un po' quello che è il ruolo dell'IPCC nell'informare i decisori politici su quelle che poi sono state delle decisioni, degli atti diciamo più concreti. Quindi evidenziando qui il protocollo di Kyoto che ha seguito il secondo assessment report degli accordi di Parigi che sono venuti poco dopo il quinto assessment report. Chiaramente l'IPCC, come ho detto, si basa su una revisione della letteratura scientifica già pubblicata che comprende tutti gli strumenti della ricerca sul clima, quindi si basa su osservazioni diciamo moderne, su osservazioni paleoclimatiche, di cui sicuramente aveva parlato il professor Maggi, quindi avete visto già quelli che sono i record disponibili, ma poi uno degli strumenti diciamo fondamentali sono anche appunto i modelli climatici. Questi modelli che adesso andremo ad approfondire sostanzialmente come entrano nell'IPCC, sia attraverso chiaramente degli studi individuali, ma in modo molto importante attraverso una serie di esperimenti coordinati effettuati con diversi modelli che sono stati sviluppati da centri di ricerca in giro per il mondo per tentare di rispondere in modo chiaro, diciamo, simile alla stessa domanda. E questo CMIP, questo Couple Model Intercomparison Project, sostanzialmente è questo framework per organizzare questo tipo di esperimenti che si basano sui climi presenti, passati e futuri e permettono in questo modo di valutare i modelli che poi saranno utilizzati per dire qualcosa a proposito del futuro, sostanzialmente. Quindi quando vediamo quelle linee temporali che ci dicono qualcosa a proposito del futuro, stiamo usando dei modelli climatici di fatto. Quindi di che tipo di modelli si tratta? Non è ovvio dare una definizione di modello, si possono pensare almeno a quattro grandi categorie, questo è uno dei modi per poterle organizzare, però possiamo pensare a dei modelli concettuali o dei modelli cognitivi, quindi possiamo identificare degli elementi e delle relazioni fra elementi, possiamo avere dei modelli di laboratorio. Quindi tentare di riprodurre su piccola scala, diciamo, determinate variabili, in ambiente controllato, determinate variabili di interesse fisico, chimico, biologico o quant'altro. Poi abbiamo dei modelli, per esempio, statistici o stocastici, che sono in grado di rappresentare in modo quantitativo una serie di variabili e di calcolarne, diciamo, in modo semplificato delle correlazioni tra queste, senza stabilire in modo esplicito un rapporto di causa e effetto, potremmo dire. E poi abbiamo quelli che possiamo chiamare modelli matematici, modelli numerici o modelli fisici, se volete,
che sostanzialmente utilizzano delle equazioni che rappresentano esplicitamente, con rapporti di causa-effetto, delle relazioni quantitative fra diverse variabili di interesse. Bene, i modelli climatici di cui parliamo sono di questo tipo. E a cosa servono i modelli? Degli esperimenti, uno degli scopi dei modelli, degli utilizzi dei modelli, è quello di fare in qualche modo degli esperimenti, se ci pensate. Il sistema climatico, evidentemente, è qualcosa che si sviluppa su scala globale, e quindi per fare esperimenti, diciamo, siamo un po' in difficoltà. Abbiamo bisogno di esperimenti veramente su larga scala. Un esempio di esperimenti su larga scala sono quelli che possono essere chiamati gli esperimenti naturali, come le grandi eruzioni vulcaniche. L'esempio è stato quello dell'eruzione del Monte Pinatubo nelle Filippine del 2001, che ha emesso una grande quantità di anidride solforosa in stratosfera, dove questa ha reagito formando uno strato di particelle, quindi di aerosol formate di acido solforico sostanzialmente, di solfati, che hanno avuto degli effetti sul clima. Quindi abbiamo avuto un evento naturale su larga scala. È avvenuto in un'epoca in cui avevamo attivi dei sistemi di osservazione, per cui siamo stati in grado di registrare una serie di parametri e quindi di valutare alcune delle teorie presenti riguardo all'effetto di questi particolari tipi di eventi, sicuramente, ma anche volendo di generalizzare rispetto a quello che è il ruolo di determinati aerosol sul bilancio radiativo dell'atmosfera e di seguito su altre variabili come la quantità di vapore acqueo in atmosfera, il bilancio radiativo, come detto, le temperature e così via. Un'altra cosa è che forse in effetti noi stiamo vivendo dentro a un esperimento che stiamo facendo sul sistema climatico. Se ci chiedessimo cosa succederebbe ad aumentare dell'1% l'anno le concentrazioni di CO2 in atmosfera per 60 anni, beh, forse lo stiamo già vedendo. E in effetti è quello che avete visto, credo, nella lezione con il professor Maggi. Quindi, cos'altro possiamo dire a proposito del futuro? Quali altri strumenti abbiamo? E quando vediamo un grafico di questo tipo? Abbiamo anticipato, giustamente, stiamo usando dei modelli. Quindi chiaramente uno degli scopi principali dei modelli climatici è quello predittivo, in qualche modo. Non solo, chiaramente ci sono altri elementi di grande interesse, quindi ne ho evidenziati alcuni, qualcuno sostanzialmente, chiaramente sono uno strumento per spiegare determinate cose, sono uno strumento per testare le nostre teorie e magari suggerire anche nuove questioni, ad esempio. E sempre riguardo alla previsione, in qualche modo hanno anche un altro aspetto di rilievo, che è quello di sostanzialmente dare un range di risultati plausibili, sostanzialmente, quando vogliamo fare qualche predizione. Quindi, diciamo, come sono costituiti questi modelli di fatto? È possibile concepire diverse tipologie di modelli. I modelli più semplici possono essere questi semplici modelli di bilancio energetico, sostanzialmente. Noi sappiamo che di fatto il nostro pianeta, l'unica fonte di energia vera del nostro pianeta è la radiazione che proviene dal Sole, e diciamo per dei principi, diciamo, basici della fisica, tanta energia entra, tanta energia esce. Quindi, se noi siamo in grado di rappresentare attraverso delle relazioni fisiche queste due quantità, alcuni di questi parametri sono noti o misurabili, possiamo calcolare gli altri, infatti. Una delle cose importanti è che la quantità di energia che entra è uguale alla quantità di energia che esce dal sistema Terra, ma questa energia cambia di forma. E questo è perché sostanzialmente cambia la lunghezza d'onda dell'energia, che dipende dalla temperatura di un corpo. Quindi l'energia che proviene dal Sole avrà delle lunghezze d'onda più brevi, nell'ultravioletto e nel visibile, mentre la radiazione che è riemessa dalla Terra sarà soprattutto nell'infrarosso. Però la quantità di energia totale è identica e quindi si possono fare dei conti. Ed è proprio così che, diciamo, nell'Ottocento
alcuni scienziati, qui riporto l'esempio di Fourier, si sono interessati alla temperatura della Luna, alla temperatura della Terra e di altri corpi celesti, quindi si era in grado di chiaramente fare alcune misure. E Fourier notò, per esempio, che un oggetto delle stesse dimensioni della Terra e con la stessa distanza dal Sole avrebbe dovuto essere notevolmente più freddo di quanto la Terra effettivamente era, se ci fosse stato solo riscaldato dalla radiazione solare in arrivo. E quindi furono proposte diverse possibilità, inclusa fra le altre quella che l'atmosfera terrestre potesse agire come un isolante in qualche modo. E quindi nei decenni successivi poi sostanzialmente si scoprirono, diciamo, quelli che ora chiamiamo gas serra, ovvero si era dimostrato che l'assorbimento, diciamo, le proprietà di assorbimento radioattivo da parte di anidride carbonica e vapore acqueo, e poi fu Tyndall a spiegare che questo eccesso di calore, diciamo, nell'atmosfera terrestre poteva essere relazionato alla capacità dei vari gas presenti nell'aria di assorbire il calore radiante sotto forma di radiazione infrarossa. E già, se vediamo dalla fine dell'Ottocento, Arrhenius si chiese quanto dovesse essere grande la variazione della CO2 in atmosfera per provocare un dato cambiamento di temperatura. Evidentemente si era già nel pieno della rivoluzione industriale. Si bruciavano grandi quantità di carbone, si sapeva che questo produceva CO2 e che questo andava sostanzialmente ad accumularsi nell'atmosfera. Quindi ci si poneva questa domanda, forse non erano più contenti che spaventati di quanto sarebbe potuto succedere, vedendo di buon occhio il riscaldamento in questi tempi, e tuttavia si erano poste le basi per la comprensione di quello che è l'effetto serra. Sempre sulla base di questi semplici modelli di bilancio energetico. Poi vediamo che qua cominciano a complicarsi un po' le cose, quindi la teoria fu espansa per comprendere le implicazioni a livello verticale dell'effetto serra e si aggiunse la convezione. Quindi dal semplice modello di bilancio energetico cominciava a complicarsi appunto con una descrizione più realistica del sistema Terra, della sua atmosfera e dell'effetto serra. In realtà, oltre a questa componente verticale, ci si è resi conto che anche in un modello, di questo tipo era necessario rappresentare, degli scambi di energia fra diverse latitudini del pianeta Terra, sostanzialmente, in quanto la radiazione incidente dal Sole è più intensa presso l'equatore, diciamo, che alle alte latitudini, causando uno sbilanciamento energetico che veniva compensato dai moti dell'atmosfera in prima battuta e degli oceani. E quindi si arrivò ad avere dei modelli di bilancio energetico sempre un po' più complicati. E da qui, quindi, i modelli attuali di cui parliamo si sono evoluti semplicemente in complessità, da questi semplici modelli di bilancio energetico, uno potrebbe pensare. In realtà non è proprio così semplice. Questo perché evidentemente abbiamo parlato dei moti dell'atmosfera. Quindi contemporaneamente, diciamo, alle scoperte, diciamo, di cui ho parlato prima, c'erano dei meteorologi all'epoca che erano in grado di fare delle misure accurate per lo stato dell'arte di determinate variabili atmosferiche, come le temperature, per cui ringraziamo, possiamo essere in grado di avere un record indietro nel tempo che possiamo, diciamo, utilizzare per valutare le traiettorie di queste variabili, ma anche precipitazioni, pressione dell'aria, direzione e velocità dei venti, che sostanzialmente avevano già consentito di formulare teorie e modelli concettuali che già includevano aspetti rilevanti della circolazione generale dell'atmosfera. Tuttavia, quello che mancava era una capacità di fare previsioni, di fatto, nel senso che previsioni venivano fatte, ma erano sostanzialmente un prodotto
di alto artigianato più che diciamo, un risultato di una, un prodotto di una previsione di una scienza moderna. E fu solo, diciamo, agli inizi del Novecento che, in particolare grazie al lavoro del meteorologo norvegese Bjerknes, si sono poste le basi teoriche sostanzialmente per avere delle previsioni meteorologiche. Quindi, citando qua Bjerknes, quindi se è vero che, come credono tutti gli scienziati, che stati seguenti dell'atmosfera si sviluppino da stati precedenti sulla base di leggi fisiche, quindi ci sono delle condizioni necessarie e sufficienti per poter fare delle previsioni, ovvero avere una conoscenza abbastanza accurata dello stato dell'atmosfera allo stato iniziale e una conoscenza abbastanza accurata delle leggi secondo cui uno stato dell'atmosfera evolve in uno stato successivo. Sostanzialmente quello che aveva fatto Bjerknes era stato dare una formula, formulare in termini matematici quelle che vengono chiamate le equazioni primitive che descrivono sostanzialmente il moto dell'atmosfera. Questa è una delle rappresentazioni in cui include diverse, diciamo, semplificazioni di questo sistema di equazioni che di fatto, come vedete di qui, sono abbastanza complesse, ma sono delle leggi di base della fisica. Quindi, ad esempio, prendendo la prima, di fatto può essere, corrisponde alla seconda legge del moto di Newton, forza uguale massa per accelerazione. Quindi sono dei principi della fisica di base che sono stati declinati al caso dell'atmosfera, che non è semplice, però diciamo, concettualmente questo è ciò che fanno quelle leggi. Piccolo problema è che si trattava di un sistema di equazioni parziali, differenziali e derivate parziali, per cui non c'erano delle soluzioni analitiche. Quindi sostanzialmente Bjerknes aveva trovato il modo di scrivere fisicamente quelle che erano le equazioni, ma non era in grado di risolverle. Quindi si è dovuto aspettare un altro paio di decenni prima che qualcuno trovasse un modo per farlo sostanzialmente. E questo è dovuto in particolare al lavoro di Richardson che trovò il modo di applicare dei metodi numerici, quindi di approssimazione, per risolvere queste equazioni e che passavano per una, diciamo, discretizzazione dello spazio e del tempo, diciamo così. Quindi sostanzialmente non è possibile dare una previsione in un qualunque punto con precisione del moto delle particelle, ma è possibile farlo in modo approssimato per delle celle, diciamo. Okay? Quindi con una determinata risoluzione discreta. Quindi qua si intravedono i confini dell'Europa e delle celle su cui Richardson aveva fatto i suoi conti. Ora, i conti che Richardson faceva erano fatti a mano. Tant'è che, tratto dal suo libro in cui, diciamo, spiegava, la sua pubblicazione che spiegava queste cose, diceva forse in un lontano futuro sarà possibile avanzare i calcoli più velocemente di quanto avanzi il tempo meteorologico e a un costo inferiore, diciamo, rispetto a quello guadagnato da questa attività di fatto, ma questo è un sogno. Tant'è che i suoi calcolatori, che erano matematici e fisici che facevano di conto a mano, lui aveva immaginato che potessero essere ospitati in una struttura dedicata a queste previsioni, dove in ciascuna di queste balconate si riunivano coloro che si sarebbero occupati di fare i calcoli per ciascuna di queste celle a livello globale. Quindi è stato solo molto dopo, con l'avvento dei primi computer, che si è potuto effettivamente cominciare ad utilizzare questa metodologia. Quindi Charney con von Neumann e altri furono i primi che con i primi computer nel 1950 hanno pubblicato la prima previsione meteorologica al computer. Quindi inizialmente con macchine magari di questo tipo che si sono sempre più evolute fino ai moderni supercomputer come vediamo qua e che possiamo anche vedere come in questa foto a volte sono ospitati in strutture particolare come questa chiesa sconsacrata a Barcellona.
Non so se volete fare un po' di pausa o se volete che continui come. Ma guarda, prima Walter non ha fatto pause, siamo andati diretti fino alla fine. Magari lasciamo in fondo lo spazio così loro poi possono fare domande, a meno che tu voglia fermarti. No, no, per me va bene. Proseguiamo. Ok, era magari il momento per farlo se volete 5 minuti, ma va benissimo, proseguiamo e lasciamo spazio. Al massimo finiamo 5 minuti prima. Sì. Ok. Quindi, alla fine di tutto questo passaggio per queste tappe storiche, ma anche in parallelo, di fatto, come sono i modelli, attuali? Sostanzialmente, come avrete capito, includono elementi che si sono sviluppati da questi due percorsi e che si sono poi evoluti in parallelo, quindi sia ciò che proveniva dai modelli di bilancio energetico, sia dalla descrizione, diciamo, dinamica dell'atmosfera. Quindi, in particolare, i modelli attuali sono rappresentati, diciamo, da due componenti, se così possiamo dire. Hanno questo dynamical core, che è questa parte del modello che effettivamente ha il compito di risolvere coi metodi numerici quelle equazioni che abbiamo visto prima, e quindi descrivere il moto delle masse d'aria nell'atmosfera. E poi una serie di parametrizzazioni fisiche che servono a rappresentare tutti quei processi che avvengono su piccole scale spaziali e tutta una serie di altri processi. Quando dico su scale spaziali fini è perché abbiamo detto che per poter applicare questi metodi di soluzione numerica di queste equazioni dobbiamo effettuare delle approssimatizzazioni, delle discretizzazioni nello spazio. Quindi, per esempio, una determinata porzione di atmosfera sarà rappresentata da una cella, e quindi ci sarà per ogni variabile un valore che descrive tutta questa porzione di spazio. In questo caso vedete che, per esempio, se questa porzione di spazio è di 100 o 200 km di lato alla sua base, determinati fenomeni, come per esempio le nubi, si sviluppano su scale spaziali molto più piccole. Quindi non possono essere rappresentate esplicitamente in termini di moto delle masse d'aria, ma dobbiamo trovare dei modi per rappresentarli all'interno di ciascuna di tutte queste celle che compongono l'atmosfera. E allo stesso modo qui vedete rappresentato diciamo, la parte di bilancio energetico, se così vogliamo dire, quindi vediamo come l'atmosfera attraversa ciascuno di questi strati atmosferici composto da ciascuna delle celle nella colonna verticale e come viene riflesso, assorbito o trasferito agli strati successivi. E lo stesso avviene per la radiazione che è riemessa dalla Terra. E poi ci sono tutta una serie di altri processi, appunto, oltre al trasferimento radioattivo, che sono gestiti dalle parametrizzazioni fisiche. Quindi, ad esempio, la rappresentazione di nubi, di aerosol, delle caratteristiche della superficie, della vegetazione e così via. Quindi quello che vi ho descritto finora sostanzialmente sono dei modelli atmosferici di fatto, no? Tuttavia, quando parliamo di modelli climatici, e ancor più adesso parliamo di modelli di sistema Terra, intendiamo una serie di modelli che vogliono rappresentare tutte le componenti importanti per il sistema climatico, quindi non solo l'atmosfera, ma anche gli oceani, le caratteristiche delle terre emerse, le varie variazioni di stato dell'acqua, quindi la criosfera, inclusa sicuramente la neve, i ghiacciai, le calotte polari, ma anche tutti quelli che sono gli ecosistemi, sia su terrestri che negli oceani. E questo perché? Perché chiaramente il ciclo del carbonio, di cui la CO2 atmosferica fa parte, passano anche chiaramente per gli ecosistemi marini e terrestri, appunto. Quindi vediamo che per ripercorrere la nostra
nostra storia, diciamo, qua partiamo da metà degli anni 70 sostanzialmente, vediamo che a questo punto avevamo già dei modelli atmosferici che erano accoppiati, diciamo quindi usati insieme a dei modelli che rappresentavano la superficie terrestre, quindi i parametri della superficie terrestre, gli oceani e il ghiaccio marino. Quindi vedete che ci sono diverse righe, diciamo, diverse cilindri che corrispondono a diverse componenti e questi cilindri hanno uno spessore diverso che ne rappresenta la complessità, quindi la quantità di variabili, di fenomeni, di processi rappresentati e le relazioni tra questi. Quindi nel tempo sono andate crescendo sia la complessità nella rappresentazione di ciascuna di queste componenti che il numero di componenti rappresentate, quindi vediamo che qua siamo sostanzialmente negli anni 90, più o meno, e qua R5 corrisponde al 2013. Pian piano si sono andati incorporando la rappresentazione dei modelli climatici di aerosol di diverso tipo, una rappresentazione specifica del ciclo del carbonio, quindi non si diceva solo più la concentrazione di CO2 in atmosfera è fissata a questo valore, ma si era oppure veniva fatta variare, diciamo, nel tempo secondo i valori osservati, ma poteva essere proprio simulata grazie alla presenza, appunto, alla rappresentazione di determinati aspetti legati soprattutto agli ecosistemi e alle trasformazioni che il carbonio poteva subire nei diversi comparti ambientali. Anche passando evidentemente per una rappresentazione della vegetazione, come si intuisce. E pian piano si stanno facendo sempre più spazio anche a rappresentazioni sempre più complesse di ciò che succede nell'atmosfera, le reazioni tra gas, aerosol, tutta questa parte di chimica dell'atmosfera, e anche stiamo arrivando a poter utilizzare i modelli globali di questa complessità. Anche la rappresentazione esplicita delle calotte polari, quindi delle loro dinamiche, della loro evoluzione nel tempo. Ma di fatto, cos'è, come appare un modello climatico? È un programma al computer, sostanzialmente. Qua vediamo uno screenshot di questo, per esempio, sito web che permette di esplorare il codice proprio in cui è scritto un determinato modello, scritto in Fortran, che è un linguaggio di programmazione, e quindi sono di fatto tutte queste relazioni, queste leggi fisiche, queste parametrizzazioni sono tradotte in programmi di fatto. Quindi sono scritti in codice, sono rappresentate diverse relazioni fra diverse parti del codice, come potete intuire sono codici molto complessi. Qua vedete alcuni snapshot di questo modello che permette di visualizzare diverse di queste mappe. Ogni volta che cliccate su uno di questi elementi si apre una mappa analoga piena di correlazioni. E questa slide vuole dare un po' un'immagine di quella che è sia l'architettura generale dei modelli, sia diciamo la quantità di codice necessaria a generarli. Quindi vedete che ritroviamo qui questi sono quattro diversi modelli. Vedete che qui trovate rappresentate le diverse componenti di cui abbiamo parlato, quindi l'atmosfera, con anche una componente che rappresenta la chimica atmosferica di aerosol, una componente terrestre che può includere una descrizione esplicita della vegetazione, che quindi non è fissata ma è in grado di evolvere, quindi alcuni parametri della vegetazione sono simulati dal nostro modello, e così il ghiaccio marino, gli oceani, inclusa i cicli biogeochimici negli oceani. E poi c'è un'architettura che può passare attraverso questo Kappler che trovate indicato qui, che sostanzialmente è una parte del codice che permette alle diverse componenti di scambiare i valori di determinate variabili di interesse. E se notate qui, sotto ogni esempio c'è una bolla, diciamo, di dimensioni diverse che corrisponde a 1.000 linee di codice. Quindi questo vi dà un'idea della
della diversa, diciamo, complessità in termini un po' quantitativi, diciamo, vuole approssimare un po' quest'idea dei diversi modelli e del peso che le diverse componenti hanno all'interno di, diciamo, nel complesso del modello, della rappresentazione del clima all'interno di ciascuno di questi modelli. Quindi tipicamente stiamo parlando di modelli che hanno anche mezzo milione di linee di codice, sostanzialmente, tra questi programmi che contengono proprio la descrizione della soluzione di queste leggi fisiche, le parametrizzazioni e una serie di utilities, quindi di programmi che servono a gestire le comunicazioni fra le varie parti, diciamo, e a scrivere poi gli output, per esempio. Quindi sostanzialmente, riprendendo, diciamo, questa slide del lavoro Olivier-Pias iniziale, quindi sulle basi teoriche, diciamo, delle previsioni, si era focalizzati su due punti, uno dei quali era la conoscenza delle leggi su cui, diciamo, che permettono lo sviluppo dell'atmosfera dallo stato presente a uno stato futuro, di fatto. Ma c'è un altro punto su cui non ci siamo soffermati, ed è quello delle condizioni iniziali, quindi lo stato dell'atmosfera e le condizioni iniziali per una previsione. E questo, diciamo, perché può essere importante? Forse, diciamo, c'è un esempio che possiamo fare, di cui avete sentito parlare, questo effetto farfalla basato su, diciamo, il lavoro del meteorologo Edward Lorenz, che aveva fatto questo esempio metaforico che, diciamo, i dettagli di un tornado, quindi il tempo esatto della sua formazione, del suo percorso, sono influenzati da piccole perturbazioni, come per esempio lo sbattito d'ali di una farfalla all'altro capo del mondo diversi giorni prima, sostanzialmente. Questo era solo un esempio per dire che i moti atmosferici sono, diciamo, in modo insito e non predicibili, diciamo. E c'è un problema ai valori iniziali. Quindi sostanzialmente quello che si vuol dire è che siamo in grado di prevedere proprio, al di là dei nostri mezzi, solo lo stato dell'atmosfera solo per pochi giorni. Oltre a questo periodo di tempo, di fatto, le incertezze nelle nostre previsioni, non importa quanto siano minime variazioni nelle condizioni iniziali, possono diventare grandi quanto le variazioni stesse dell'atmosfera, ovvero in altri termini, per poter fare una previsione perfetta, non soltanto c'è bisogno di conoscere esattamente le leggi fisiche, ma dovremmo essere in grado di conoscere perfettamente lo stato di ciascuna particella che compone l'atmosfera. Siccome noi siamo in grado di fare misure solo discrete, rare, incomplete, non abbiamo una foto perfetta dello stato iniziale dell'atmosfera, ci saranno delle incertezze e queste tenderanno, diciamo, a diventare sempre più importanti, quindi limitando di fatto la nostra capacità di effettuare delle previsioni. Quindi se guardiamo il caso delle previsioni meteorologiche, questo diciamo, è interessante. Qua vediamo questo grafico che dall'inizio degli anni 80 fino al 2010 o giù di lì mostra quello che era il livello di performance, diciamo, delle previsioni meteorologiche con un orizzonte temporale di 3 giorni, rappresentato in blu, di 5 giorni o di 7 giorni. Quindi cosa ci dice questo grafico? Che le previsioni a 3 giorni di distanza sono sempre migliori delle previsioni a 5 giorni di distanza, che a loro volta sono migliori di quelle a 7 giorni di distanza. Quindi ritroviamo che la nostra capacità di prevedere decresce con quanto vogliamo vedere nel futuro. E questo è per una determinata variabile, diciamo. Può essere la temperatura, può essere la precipitazione, può essere la pressione, un altro parametro di interesse. Però, diciamo, questo è a titolo di esempio. Un'altra cosa che vediamo è che nel tempo la performance di questi modelli è andata sempre migliorando. Ovvero, co co cosa vuol dire di fatto questa performance? Possiamo pensare che un modello di previsione meteorologica effettua una previsione a 3 giorni. Si va a prendere una misura, effettivamente dopo 3 giorni si va a valutare a posteriori quanto vicino ci era andato, mettiamola così.
Ok, quindi nel tempo le previsioni sono migliorate. Perché sono migliorate? In parte perché possiamo avere sviluppato delle teorie sempre migliori per poter descrivere questo fenomeno, vero? In parte perché sono migliorate le performance dei computer, vero? E questo permette di fare molti più calcoli e quindi, per esempio, di effettuare dei calcoli su griglie sempre più fini. Quindi possiamo andare a essere in grado di risolvere dettagli sempre più fini. E tutto ciò è vero. Non è l'unico aspetto, c'è un altro aspetto importante che riguarda, quindi questi aspetti riguardano le leggi fisiche, quindi due punti di cui abbiamo parlato prima. L'altro aspetto sono le osservazioni iniziali. Quello che è anche cambiato è stata la nostra capacità di acquisire sì, un numero sempre maggiore di osservazioni. Quindi qua vedete, per esempio, il dataset di misure di temperatura, ad esempio, all'inizio del Novecento e all'inizio degli anni 2000, sostanzialmente, come è andato a crescere. Ed è andato a crescere non solo nel numero delle stazioni, ma anche nella loro distribuzione rispetto al globo. E quindi, tornando a questo grafico, andiamo a descrivere un altro dettaglio che abbiamo tralasciato, ed è il fatto che queste linee blu, rosse e verde non sono esattamente delle linee, ma sono in realtà uno spessore, diciamo un'area compresa fra due linee, in cui la linea superiore, quella più grossolana, rappresenta l'emisfero nord e la linea più fine rappresenta l'emisfero sud. E quindi l'altro aspetto che vedevamo da questo grafico è che le previsioni per l'emisfero nord sono sempre migliori che per l'emisfero sud, che sia 3 a 5 a 7 giorni e che sia stato negli anni 80 o negli anni 90. Questo perché? Perché sostanzialmente la maggior parte delle terre emerse, la maggior parte della popolazione viveva nell'emisfero nord e sostanzialmente c'erano molte più osservazioni. Di conseguenza le previsioni che risultavano erano migliori. Come vedete, questo è andato riducendosi, questo gap, oltre ad un miglioramento generale della qualità, dal momento in cui siamo stati in grado di utilizzare dei satelliti, che quindi erano in grado di fornire una copertura quasi globale, diciamo. Ok, quindi da questo vediamo come tutte quelle componenti, migliorandosi in qualche modo, sono andate a aumentare la performance di questi modelli. E questo è molto importante per le previsioni meteorologiche. Ma questo ci importa per il clima? Quindi ricordiamo un attimo che cosa si intende per clima. Diciamo, in termini molto generali si può definire il clima come la media del tempo meteorologico, o in modo un po' più rigoroso, una descrizione statistica del tempo meteorologico in termini di media e variabilità di alcune quantità rilevanti, per esempio le temperature, le precipitazioni, rispetto a un determinato periodo di tempo, che è classicamente, diciamo, definito dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale di 30 anni. Quindi, per esempio, noi abbiamo in questo caso una serie di osservazioni registrate o, diciamo, assemblate a passo temporale mensile in questo caso, possiamo andare ad assemblarle, per esempio, mese per mese su questo periodo di 10 anni a cui si riferiscono e calcolarne la media e trovare quello che è il ciclo annuale medio di temperatura per questa stazione. E così possiamo definirle la variabilità, possiamo trovare il range, il valore più frequente, la moda, e dare una rappresentazione di questo tipo. Oppure possiamo rappresentarla come diciamo, una distribuzione di frequenza, in qualche modo. Quindi cerchiamo di arrivare a capire quando importano queste condizioni iniziali e di fatto qual è la differenza fra modelli di previsione meteorologica e modelli climatici. Di fatto, sono parenti molto stretti, nel senso che le equazioni che li compongono sono di fatto le stesse, al netto di qualche approssimazione, e i metodi per la loro soluzione sono analoghi. La differenza grande sta molto maggiore risoluzione, diciamo, spaziale e temporale per i modelli meteorologici.
E questo va di pari passo con la frequenza e la risoluzione di quelle che sono le condizioni iniziali, le condizioni al contorno, che sono molto maggiori per un modello di previsione meteorologica. Quindi, siccome abbiamo detto, vogliamo fare una previsione che abbia uno skill, quindi una capacità di azzeccare il risultato, abbiamo bisogno di una capacità di definire in modo chiaro queste condizioni iniziali. Quindi devono essere molto ben risolute e devono essere molto, molto frequenti, perché il sistema tenderà, diciamo, a disperdersi, la simulazione tenderà a generare rumore, più in là la previsione va, quindi devono essere, fornite molto frequentemente. E noi ad un modello di previsione meteorologica, difatti, chiediamo quale sarà la temperatura superficiale a Milano, ad esempio, tra 48 ore. Vogliamo sapere esattamente questo. Tuttavia, a un modello climatico non chiediamo questo. Il modello che utilizziamo è tutto un altro modo. Una domanda sensata a cui vorremmo tentare di rispondere con un modello climatico potrebbe essere: quale sarà la temperatura media, o la massima in una giornata estiva nell'Italia settentrionale, ma non chiederò 2 giorni da oggi o un mese da oggi o 100 anni da oggi. Quello che chiederò, perché il mio sistema tenderebbe, diciamo, ad essere non prevedibile in questi termini, ma in un clima in cui ci sono il doppio delle concentrazioni di CO2 nell'atmosfera rispetto a oggi. Questo è il tipo di domanda che facciamo, tendiamo a fare a un modello climatico. Quindi qua cerchiamo di vedere quella che è una distinzione che viene fatta in generale tra quello che è una previsione o predizione, utilizzati come sinonimi, e quello che al contrario è una proiezione. Quindi previsione o proiezione. La previsione è quella di cui abbiamo parlato, diciamo, molto finora, quindi l'esempio del tempo meteorologico. Quindi determinare lo stato futuro di un sistema partendo da uno stato iniziale conosciuto lungo un asse di tempo definito. Quindi, per esempio, conosco la temperatura di adesso, in questo punto, conosco le leggi fisiche. Calcolo quella che sarà la temperatura tra 48 ore. Il caso di proiezioni implica sempre, diciamo, una previsione, che però viene applicata a un se, ovvero facciamo questa previsione a patto che si verifichi questa particolare condizione. Ok? Quindi non si assume che tutte le condizioni al contorno siano statiche, ma ci saranno delle evoluzioni. Quindi, per esempio, su un arco temporale, diciamo di, per esempio, 50 anni, possiamo immaginare che le concentrazioni di CO2 saranno il doppio di quelle attuali o che siano aumentate costantemente dell'1% l'anno, e quindi di fatto abbiamo cambiato le condizioni al contorno. Quindi, qua sotto vedete questo grafico che fa vedere quelle che sono le previsioni meteorologiche giornaliere, e quindi ho bisogno di conoscere in modo il più preciso possibile le condizioni iniziali per poter avere una previsione in un istante di tempo esatto, in un punto esatto, che siano significative, però più il mio orizzonte temporale si sposta in là nel tempo, non avrà più senso dire il 12 gennaio tra esattamente, che ne so, 20.000 ore, quale sarà lo stato? Perché non sarebbe una domanda a cui rispondere. Però posso dire, in una giornata estiva di questo periodo, se si verificano queste condizioni, quale sarà il range di temperatura? Questo sì, questo è lo scopo, la domanda da porre a un modello climatico, e quindi fare una proiezione di fatto. Il punto è saper dire qualcosa di questi possibili cambiamenti di condizioni al contorno, e questo si basa sull'utilizzo di scenari futuri.
Quindi, parlando di clima, evidentemente siamo particolarmente interessati alle concentrazioni di gas serra e di aerosol in atmosfera per il loro effetto sul bilancio radioattivo. E quindi il punto di partenza della strategia che viene utilizzata è quello di definire degli scenari futuri, non uno ma diversi scenari futuri, che rappresentino diverse traiettorie di emissione di CO2 e di gas serra, di aerosol e di gas serra, fra cui CO2, metano, eccetera. Quindi questi scenari sono stati concepiti per poter rappresentare un range molto vario di possibili scenari futuri che siano plausibili. Quindi non si vuole tentare di dire quale sarà il più probabile tra questi, noi li consideriamo tutti e per ciascuno cerchiamo di fare una previsione, quindi una predizione che è la composizione di una previsione applicata a un determinato scenario. Quindi l'esito più probabile, diciamo, riguarda il range di possibilità se si segue uno scenario specifico. Quale scenario verrà seguito non si sa. Quindi come vengono costruiti questi scenari in fondo? Si parte da alcune, quelle che vengono chiamate qui storyline, quindi delle narrative. Quindi vengono costruite delle narrative e si cerca di descrivere a parole sostanzialmente come potrebbe evolvere il mondo dal punto di vista, socio-economico, dello sviluppo tecnologico, politico. E si cerca poi di tradurre questi scenari, utilizzando dei modelli socio-economici, quindi che non hanno nulla a che vedere con i modelli climatici, però cercare di tradurli nell'andamento di alcune variabili quantitative che possano a loro volta essere tradotti in emissioni di CO2 e a quel punto su quelle si possono utilizzare i modelli climatici, si possono utilizzare i modelli climatici considerando queste condizioni al contorno determinate con questo sistema. Adesso vediamo un po' meglio di che cosa si parla. Abbiamo quattro grandi famiglie di narrative. Queste A1, A2, B1, B2 sostanzialmente. E quindi esplorano diverse alternative in termini di sviluppo tecnologico, eccetera. Quindi vediamo un paio ad esempio. Per esempio la famiglia 1 definisce un mondo in cui ci sarà una crescita economica molto rapida, con una popolazione che raggiunge un picco a metà del secolo per poi declinare, e con una introduzione rapida di nuove tecnologie che sono anche più efficienti. Lo scenario A2, invece, rappresenta un mondo, diciamo, dove lo sviluppo economico è più eterogeneo, dove la popolazione globale è in continua crescita senza raggiungere un picco nel XXI secolo, e lo sviluppo economico è, come detto, eterogeneo, diciamo, ha delle traiettorie regionali, è nel suo complesso più frammentato e più lento. E se guardate questa tabellina qui a fianco, vedete che questi due scenari sono quelli, diciamo, più economici. Poi ci sono all'altro capo quelli più ambientali, fra virgolette. E poi ci sono quelli più globali e più regionali. Quindi in realtà abbiamo visto la differenza fra questo più globale e più regionale nel confronto fra uno e due. Quindi gli scenari B in realtà sono quelli che tenderanno, chiamati più ambientali, ad avere uno sviluppo più sostenibile sostanzialmente, che poi potrà essere più convergente a livello globale o con soluzioni più disparate, quindi con anche scenari di sviluppo più eterogenei. Quindi, a partire appunto da queste narrative, abbiamo detto, utilizzando modelli socio-economici è possibile poi, per esempio, stimare dei parametri come la popolazione globale, il PIL, ad esempio, quindi alcuni indicatori economici e alcuni indicatori, diciamo, che riguardano questa è la
l'utilizzo di energia, quindi il consumo di energia da diverse fonti, quella che è la produzione in particolare di elettricità, quindi con un mix energetico che può variare nel tempo, quindi vediamo carbone, gas, olio, biomasse, nucleare, idroelettrico e altro, che può essere solare ad esempio, e vediamo anche differenze nell'uso dei suoli. Quindi sulla base di questi poi parametri è possibile combinare il mix energetico, la popolazione totale, l'uso del suolo, per di fatto creare quelli che sono alcuni scenari di emissione. Quindi per esempio vediamo che in questo caso abbiamo le emissioni globali di CO2. Da partire dal 1990 fino all'anno 2100, e vediamo che, ad esempio, lo scenario 1, che se ci ricordiamo era quello di un mondo in rapido sviluppo economico, con una popolazione che raggiungeva un picco alla metà del secolo e l'introduzione pian piano di tecnologie più efficienti, può avere diciamo una traiettoria di questo tipo. Quindi diversi modelli che sono applicati possono dare risposte un po' differenti, e soprattutto questa è una famiglia di narrative. Vuol dire che all'interno di questa grande famiglia sono stati sviluppati degli scenari più precisi con delle varianti che quindi possono coprire diversi range, anche molto diversi fra di loro. E lo stesso dicasi per lo scenario 2, che come avrete forse intuito è quello un po'. È quello peggiore dal punto di vista delle emissioni, quindi un mondo, diciamo, molto eterogeneo, uno sviluppo economico tentennante, ma una popolazione in continua crescita, sostanzialmente sarebbe un po' business as usual, possiamo dire, in cui le emissioni tendono ad aumentare sempre. E poi degli scenari più, diciamo, quello più ambientale, più globale, quindi con un focus diciamo internazionale, multilaterale, sulla riduzione delle emissioni, una popolazione che raggiunge un picco, si riduce, uno sviluppo sostenibile, l'utilizzo massiccio di tecnologie sempre più pulite, eccetera, e quindi vede un andamento più positivo dal punto di vista delle emissioni, in quanto queste poi comporteranno un aumento di temperatura, diciamo, no? E così sostanzialmente noi, partendo da queste narrative, passando per questi modelli socio-economici, questi grandi macro indicatori, che qua sono riassunti, poi saranno molto più dettagliati, siamo stati in grado di costruire delle condizioni al contorno, quindi le concentrazioni di CO2 in atmosfera, come nella loro evoluzione lungo tutto il XXI secolo. Ok? E poi questo sono delle curve a livello globale. In realtà poi, come abbiamo visto, dalle narrative si intuisce che in realtà ci siano delle descrizioni per diverse regioni a livello globale che possono avere differenti tipi di emissioni. Quindi poi queste emissioni avranno una componente spaziale nella loro definizione. E una cosa di cui però, diciamo, non si tiene conto nella costruzione di questi scenari sono i feedback, diciamo, dovuti proprio alle emissioni, quindi i feedback dei cambiamenti climatici che non intervengono nella definizione di questi scenari futuri in qualche modo. E qui quindi arriviamo al passaggio finale, sostanzialmente, ovvero a questo punto possiamo riconoscere queste quattro traiettorie che sono associate ciascuna ad uno, diciamo, possiamo associare ad uno di quei quattro scenari che abbiamo visto. Avendo queste condizioni al contorno, finalmente possiamo fare delle simulazioni con i nostri modelli climatici rispetto a ciascuna di queste. A questo punto, sulla base di tutta la fisica, di tutte le interazioni che sono rappresentate nei nostri modelli,
sulla base delle condizioni al contorno che evolvono nel tempo, ovvero le concentrazioni di CO2 e gas serra, il modello tradurrà queste concentrazioni di gas serra, le loro variazioni, in cambiamenti di temperatura, quindi a livello di temperatura media globale rispetto al periodo di riferimento. Quindi in questo caso, immaginiamo, abbiamo capito che sarà stato seguito uno scenario, diciamo, che è sviluppato sulla base della famiglia 1, le narrative di tipo 1, e che sono quelli che porteranno a un aumento, per esempio, in questo caso, dovrebbe portare un aumento di 4 gradi centigradi per fine secolo. E così via, se noi utilizziamo il nostro modello e facciamo una simulazione con un altro scenario, andremo a finire su ciascuna di queste quattro traiettorie. Però vedete che a ciascuna di queste quattro linee poi è associata in realtà una barra d'errore sostanzialmente. Cosa rappresenta questa barra d'errore? Rappresenta l'incertezza nella nostra capacità di fatto di tradurre questi pattern o i pattern visti nella slide precedente di CO2 in temperature sulla base dei nostri modelli. Ovvero, scusate, quale di queste traiettorie seguiremo non lo sappiamo, non abbiamo una sfera di cristallo, ma vuol dire semplicemente che stiamo valutando uno scenario piuttosto che un altro. All'interno di ciascuno scenario, questa barra sta a rappresentare l'incertezza che abbiamo e che deriva dai nostri modelli climatici, sostanzialmente. Quindi la nostra incertezza nel poter rappresentare il sistema climatico e quelli che sono gli effetti di un aumento di CO2 in particolare. E come si fa ad ottenere questo range, sostanzialmente? Beh, si fa utilizzando non una singola simulazione con un unico modello, ma utilizzando quelli che vengono chiamati ensemble, quindi degli insiemi di simulazioni che sono effettuati sia utilizzando modelli diversi, sia facendo diverse simulazioni con lo stesso modello, variando per esempio in modo minimo alcune condizioni iniziali che, come abbiamo visto, possono dare adito a una risposta a un'evoluzione diversa del sistema, diciamo, attuando delle piccole variazioni, quindi perturbando alcuni parametri che possono essere che devono essere fissati in un modello, ma che hanno una loro incertezza. Quindi il fatto di fare tutte queste simulazioni permette in qualche modo di campionare quella che è la nostra incertezza e sulle condizioni iniziali, ma che però abbiamo visto contano fino a un certo punto. Se si guarda queste scale temporali lunghe, ma soprattutto rispetto alla nostra capacità di rappresentare il sistema. Questo perché ogni modello, e qua diciamo abbiamo diversi modelli, diciamo che abbiamo almeno 20 modelli globali che sono in grado di fare simulazioni di questo tipo, sviluppati da centri di ricerca diversi, e che quindi nel complesso sono modelli diversi, quindi modi diversi di rappresentare lo stesso sistema. In realtà avranno alcune componenti che sono molto simili, a volte anche uguali, ma sono assemblate in modi molto diversi. Quindi sostanzialmente quello che vediamo rappresentato qui è che per un determinato scenario, per esempio questo chiamato RCP 8.5, possiamo avere due mondi possibili, equivalenti entrambi ad un aumento di temperatura media globale di 4 gradi rispetto al periodo preindustriale. Però ci sarà un'enfasi diversa rispetto nel grado di variazioni di temperatura in diverse zone del pianeta. E così per uno scenario di tipo RCP 2.6, quindi lo scenario più favorevole, diciamo così, anche qua ad un aumento di temperatura mantenuto in circa un grado rispetto al periodo di riferimento, in realtà un grado e mezzo rispetto al periodo preindustriale, quanto si vede da questo inizio della serie, possono corrispondere mondi diversi. E ciascuno di questi mondi, ricordate che rappresenta un modello, e all'interno di ciascuno di questi modelli, questa è solo, possiamo immaginarla come un'istantanea, o meglio, come la media,
ma avrà una sua variabilità. E questa variabilità chiaramente poi si accompagna a, non solo alla stagionalità, ma alla presenza di eventi estremi e così via. Quindi questo è un po' la sintesi di questa situazione, diciamo. Quindi la combinazione di condizioni al contorno e di modelli che sono modelli di previsione dà origine a queste che chiamiamo proiezioni climatiche future, che quindi hanno poco a che vedere di fatto con le previsioni del tempo, nonostante, come abbiamo detto, utilizziamo degli strumenti che sono simili. Quindi, se volete poi trovare informazioni, diciamo, da fonti autorevoli, qui ho riportato quelli che sono due link, quello della Commissione Quadro per i cambiamenti climatici e quello dell'IPCC, dove potete trovare i vari rapporti speciali, una grande quantità di informazioni. Quindi queste sono sostanzialmente le due fonti principali per vedere sia qual è lo stato dell'arte effettivamente sulla ricerca sui cambiamenti climatici tramite l'IPCC. E poi tramite questo sito della Convenzione Quadro potete trovare informazioni poi più sullo stato di attuazione, sui meccanismi del protocollo di Kyoto piuttosto che degli accordi di Parigi. E niente, questa è una visione. Adesso, se avete qualche domanda, volete entrare un po' più nel dettaglio di alcune delle slide che ho fatto vedere, prego. Bene, ringraziamo il professor Albani per questa sua presentazione davvero molto ricca, molto interessante. Molto densa, sono andato veloce, però diciamo c'è tempo di ritornare appunto su qualche particolare di Assolutamente, interesse. assolutamente. Io credo che l'interesse possa esserci. Invito tutti come prima a porre le vostre domande o nel Q&A o nella chat direttamente. Prima c'è stata un po' di timidezza e poi le domande sono arrivate troppe, poi alla fine non siamo riusciti a rispondere a tutti, quindi vi chiedo insomma, di approfittarne, vediamo chi vuole rompere il ghiaccio, insomma. Nel frattempo, dato che mi è stato chiesto nella chat a livello personale, do un'informazione tecnica del percorso. Le registrazioni saranno rese disponibili sulla piattaforma, credo già poche ore dopo la conclusione. Non so qual è la dinamica di comunque stiamo registrando, quindi il tempo tecnico, poi le metteremo online. Mentre, ripeto, le domande a cui dovete rispondere per avere l'open badge, potete farlo con calma. Ma vi chiediamo di farlo entro il prossimo appuntamento. Non dovrei dirlo, ma lo faccio lo stesso. Si tratta di una formalità per permettervi proprio di ottenere il badge. L'importante è seguire l'appuntamento. E per avere l'open badge non si può utilizzare le registrazioni, cioè dovete esserci in diretta. Questa è l'unica, insomma, come dire, regola da seguire. A 4 dei 6 appuntamenti per ottenere l'open badge. Allora, mi chiedono dove si trovano le domande. No, potete anche scriverle nella chat senza problemi, se no c'è nel pannello di Webex in basso a destra una funzione Q&A. Intanto è arrivata appunto una domanda da parte di Luca Aiello che chiede: ha parlato di modelli numerici. Ma che ruolo possono avere i modelli statistici? Allora, i modelli statistici possono, diciamo, abbiamo parlato alla fine di ensemble, quindi del fatto che noi abbiamo effettuato una serie di simulazioni con modelli climatici, quindi con modelli fisici. E poi siamo andati ad analizzarne l'output complessivo. Quindi non si tratta esattamente di un modello statistico, però si tratta in questo caso di
nel fatto che vengono prese in considerazione, diciamo, il trattamento che viene fatto di questi output in qualche modo li include. Detto questo, chiaramente esistono, viene a volte si dice che viene utilizzata una gerarchia di modelli. Quindi i modelli principali, diciamo, poi sono quelli che ci permettono, i modelli climatici su scala globale di cui abbiamo parlato e che permettono di fare quelle previsioni. Ciò non toglie che vengano fatte delle simulazioni, per esempio, con modelli a complessità ridotta, quindi che hanno o una dimensione in meno, diciamo che sono tutta una serie di forme intermedie tra i modelli di bilancio energetico e i modelli molto complessi che abbiamo visto. Quindi questo è un aspetto da menzionare. Dopodiché, modelli di tipo statistico sostanzialmente possono essere applicati sicuramente, però diciamo che sono applicati non nello stesso modo, vorrei dire, ovvero a volte possono essere utilizzati per descrivere alcune componenti specifiche del sistema, ad esempio il trattamento delle nubi nel calcolo, diciamo, dei sistemi di calcolo radiativo, ci sono delle componenti statistiche, ovvero noi sappiamo che si formano delle nubi e combiniamo queste informazioni all'interno di una singola cella in un modo statistico. Oppure abbiamo alcune parametrizzazioni che, ad esempio, possono riguardare la velocità del vento. Diciamo che rappresentiamo una variabile, abbiamo detto, su una cella larga, magari di 100 km di risoluzione nominale, ad esempio, e approssimiamo che la velocità del vento sia uguale in tutta quella cella. In realtà sappiamo che è una distribuzione statistica e quindi possono essere utilizzate delle parametrizzazioni che in qualche modo tengono in conto di questi aspetti. Quindi vanno a entrare in determinati di questi aspetti. Quindi questo è un modo, diciamo, in cui alcune componenti di modelli, diciamo, di modelli statistici entrano in gioco. Un altro aspetto importante riguarda l'analisi dei risultati finali, ovvero noi abbiamo queste simulazioni a scala globale, abbiamo detto, quindi ci danno delle proiezioni climatiche future, ad esempio. E di sicuro uno degli interessi è quello di andare a vedere e di capire quali sono gli impatti dei cambiamenti o verificati o futuri. E quindi questi impatti possono essere sì aggregati a livello globale, possono essere analizzati a livello regionale, ma a molti end user, diciamo, o portatori di interesse sono interessati a vedere gli impatti a livello più locale. E quindi è necessario passare da quelle che sono le scale spaziali di modelli globali a siti più locali, e questo si può fare con delle operazioni di downscaling e che possono essere fatte in due modi sostanzialmente, o con dei modelli climatici analoghi a quelli che abbiamo descritto, modelli regionali, e quindi si fa un downscaling di tipo fisico, ovvero ci si focalizza su una regione in particolare, poi si costruiscono delle griglie sempre più piccole andando a descrivere sempre più nel dettaglio. Oppure, o in combinazione in realtà, si possono utilizzare dei modelli di tipo statistico, quindi avendo a disposizione delle osservazioni per siti di interesse e potendosi relazionare a, diciamo, le simulazioni su larga scala, un raccordo possibile è fatto tramite l'utilizzo di modelli statistici. Quindi questi sono alcuni dei modi in cui si applicano. Diciamo, il modo in cui non si applica è banalmente prendere, diciamo, la curva di temperatura e fare un'estrapolazione dicendo: ah, ma quindi succederà, continuerà a aumentare così, perché questo non ci dà molte informazioni al di là di dire se abbiamo uno scenario business as usual andrà in quella direzione, ma non in quel senso, ma vengono applicati in questi contesti che ho un po' descritto, ecco. Ci sono tante altre domande, provo a riunire alcune suggestioni legate, insomma, ci sono vari scenari, quali possono essere considerati i più probabili e quanto questi scenari sono puramente statistici piuttosto che possono essere utilizzati dai decisori per
per prendere delle decisioni e quanto, in quanto, come dire, che tempi sono necessari perché questa risposta possa essere efficace. Beh, diciamo, gli scenari quindi definiti come le condizioni, faccio prima, scusate. Definiti come appunto le condizioni al contorno, come le abbiamo chiamate, in realtà noi non possiamo dire se uno è più probabile o no. Quindi ciò che emerge direttamente da queste narrative. Quindi quale di queste quattro curve sarà seguita? Non lo possiamo sapere, non abbiamo una sfera di cristallo, dipenderà da come evolverà il mondo. Certo, quello dipenderà dalle scelte che faremo. L'informazione per i decisori politici qua dentro è se l'insieme delle nostre scelte risulterà, diciamo, sarà in linea con questa narrativa, con questa famiglia di narrative. Allora, diciamo, è probabile che avremo un risultato di questo tipo con questo range di aumento di temperatura, ad esempio. Quindi è chiaro che quale traiettoria sarà seguita dipenderà da scelte politiche, socio-economiche, eccetera. Una cosa che diciamo interessante, per esempio, rispetto agli accordi di Parigi siglati nel 2015. Chiaramente l'obiettivo dichiarato era quello di mantenere l'aumento di temperatura entro i 2 gradi centigradi, perché questo era stato condiviso come un limite oltre il quale ci sarebbero stati dei danni troppo gravi, diciamo così, con l'intento di mantenere le temperature anche al di sotto, meglio se entro 1,5 gradi sostanzialmente di incremento. Si sono siglati gli accordi di Parigi. Il meccanismo degli accordi di Parigi sostanzialmente è basato sul fatto che non sia un sistema di imposizione centralizzato, ma ci sia una presa d'impegno da parte dei diversi firmatari a mettere in atto dei piani di riduzione delle emissioni che globalmente siano in grado di centrare questi obiettivi. Quindi, ci sono state queste nationally determined contributions, quindi questi piani di riduzione presentati da ciascuno dei membri, e alla fine, diciamo, quindi subito dopo, entro un paio d'anni dalla firma degli accordi, sono state valutate. Quindi gli impegni presi dalle nazioni di riduzione delle emissioni di gas serra si sono andati a costruire degli scenari a questo punto, immaginando che questi accordi fossero rispettati e secondo i loro orizzonti temporali al 2030, al 2050, eccetera, o al 2100, e quello che si è visto è che sostanzialmente se andiamo a fare simulazioni con quelli che erano stati gli impegni emersi dopo gli accordi di Parigi, si era su una direzione che avrebbe portato a un riscaldamento di 3 a 3,5 gradi centigradi, non di 2, non di 1,5. Quindi in realtà questo era in parte previsto nel meccanismo degli accordi di Parigi, che prevedeva che cioè diciamo che fossero previste diverse fasi sempre più, diciamo, ambiziose per, diciamo, rinnovare questi impegni. E di fatti ormai è iniziata questa seconda fase in cui alcuni paesi hanno sostanzialmente adottato degli impegni più ambiziosi, quindi si è cominciato a entrare in questa fase. Quindi, intanto fissare degli impegni che siano coerenti con l'obiettivo e poi realizzarli, questo è ovvio. E i tempi, d'altronde, anche lì è stato chiesto all'IPCC di fare un rapporto speciale sul raggiungimento, o quali sono diciamo, le differenze anche in termini di impatti sul raggiungimento di un aumento di temperatura di 2 gradi centigradi rispetto a 1,5 gradi, e quali sono gli scenari compatibili con il raggiungimento di questi obiettivi, ad esempio, e con diverse modalità, diverse evoluzioni temporali, con il fatto che si possa raggiungere un aumento di temperatura, superarlo temporaneamente e poi contenere le cose, piuttosto che mai superare l'aumento di 1,5 gradi. Quindi
Sostanzialmente ci sono diverse traiettorie, ma il messaggio chiave è che sostanzialmente entro il 2030 bisogna chiaramente invertire la rotta per mantenere gli obiettivi degli accordi di Parigi, ad esempio, e che più si pospone, diciamo, il fatto di avere degli interventi di riduzione significativi, più implica che per poter raggiungere gli obiettivi, a un certo punto si debbano impiegare in modo massiccio delle emissioni di tipo passivo. Quindi, avere delle misure che non solo riducano le emissioni, ma le vadano a riassorbire. Quindi, l'esempio più lampante può essere il fatto di avere della riforestazione, per andare oltre che compensare le emissioni. E chiaramente lo spazio di intervento si riduce man mano che passano gli anni, visto che stiamo parlando di orizzonti temporali del 2030 e del 2050 per il raggiungimento di queste soglie ritenute pericolose. Quindi il tempo di intervento è di pochi anni, diciamo così. Certo, già risposto anche ad altre domande che erano state fatte proprio anticipandole, quindi direi ottimo. C'è una domanda specifica sul sistema agroalimentare. Il modello di Sì. sviluppo agroalimentare può costituire una variabile che influisce in modo significativo e la sensibilità al problema ha consistenza? Beh, sicuramente diciamo le attività, tra le attività antropiche che producono emissioni di CO2 ci sono sicuramente le attività di trasporto, le attività industriali e le stesse attività di produzione di cibo, quindi l'agricoltura e l'allevamento e le tecnologie che vengono impiegate sicuramente hanno degli impatti. Inoltre, oltre alle emissioni dirette che vengono generate da questi sistemi di produzione alimentare, c'è anche il tema dell'utilizzo dei suoli, quindi è chiaro che se io vado a disboscare, per esempio, per produrre cibo, questo avrà un impatto sul bilancio del carbonio, non solo in termini di emissioni, ma anche nei termini delle caratteristiche della superficie. E questo è un aspetto che può avere degli effetti, diciamo, più in qualche modo indiretti. Quindi, tra le stime o anche tra le soluzioni, tra gli esempi di mitigazione che si possono ritrovare nei rapporti dell'IPCC, quindi in particolare rispetto al terzo gruppo di lavoro e anche ai contributi del terzo gruppo di lavoro nei vari rapporti speciali o nell'assessment report, si trovano evidentemente anche dei riferimenti a quelli che sono i sistemi di produzione e quindi fondo anche alla dieta che possono avere su larga scala chiaramente un impatto su questi scenari anche, sicuramente. Grazie. Sto ricontrollando la chat per vedere se ci sono altre questioni, altre domande. Non credo al momento. Vi chiedo di preferire la funzione Q&A piuttosto che la chat, perché nella chat mi sono state fatte anche altre domande relative al funzionamento dell'Open Badge, quindi magari mi perdo qualche domanda specifica da fare al professore. Al momento comunque non vedo altre questioni. È stato comunque un pomeriggio intenso, di numeri e di parole, ne avete sentite tante, Mani. prima dal professor Maggi, poi dal professor Albani. È solo il primo di una serie di 6 appuntamenti. Oggi bisognava mettere il punto su cosa dice la scienza del clima. Prima di fare qualsiasi altra considerazione, appunto di carattere antropologico, giuridico, economico, di comunicazione legato al tema della crisi climatica, ed è quello che faremo appunto nei prossimi appuntamenti. Ecco, è arrivata un'altra domanda nel frattempo. Ho letto tempo fa un articolo, Deforestation and World Population Sustainability.
e Quantitative Analysis di Mauro Bologna del maggio 2020, ma non ho le competenze per poterlo capire fino in fondo a livello numerico. Se per caso vi è familiare, potreste parlarne. No, diciamo che purtroppo non mi è capitato di leggere questo articolo, quindi non Beh, saprei. sicuramente c'è il tema della forestazione che ricordava prima il professore, un tema importante e fondamentale, ma anch'io francamente non ho in mente questo tipo di questa pubblicazione, quindi mi spiace, la cercheremo magari. Diciamo, commentando sul tema in generale, magari questo, diciamo che se si vanno a vedere quelle che sono sostanzialmente le curve che rappresentano quindi le serie temporali che rappresentano le emissioni da parte dell'uomo, quindi quelli che sono i termini che vanno ad aumentare le concentrazioni di CO2. Come detto, sicuramente ci sono le emissioni dirette, diciamo, quindi la combustione di combustibili fossili di vario tipo e la produzione di cemento sostanzialmente, che sono le attività industriali per la produzione energetica di trasporti dominanti, però c'è una quota che è legata proprio alla deforestazione sostanzialmente, che è stata importante. Il punto è che questi ecosistemi, in particolare terrestri in questo caso, possono essere anche un sink, ovvero chiaramente tramite la fotosintesi le piante sono in grado di rimuovere CO2 dall'atmosfera e accrescere, diciamo, la propria biomassa, quello che fanno normalmente. Quindi, è un passaggio che diviene sempre più fondamentale, diciamo, anche agire in questo senso, intanto preservando quello che c'è e andando a riforestare di fatto per poter raggiungere, come dicevo, queste emissioni negative in qualche modo. Poi un tema legato a questo è legato a quella che è a volte chiamata come la fertilizzazione delle piante da parte della CO2, ovvero il fatto che alcune specie vegetali, con l'aumento delle concentrazioni anche di CO2, possono sostanzialmente essere in grado di utilizzarla in modo più efficiente, quindi di accrescere la biomassa più velocemente che in presenza di concentrazioni minori. Sì, diciamo, questo è un aspetto che entra nel gioco, quindi attualmente, diciamo, c'è un trend in cui questo aspetto va verso la direzione giusta, diciamo che però se noi consideriamo le emissioni cumulative, quindi non lo stato presente in cui magari la vegetazione può essere un sink netto, ma nel complesso, nella storia, quindi dalla rivoluzione industriale in avanti, abbiamo ancora che diciamo, abbiamo avuto emissioni nette positive da questo comparto, quindi ciò che di positivo può essere visto sia per effetto di scelte di politiche, diciamo, di conservazione, sia rispetto eventualmente a questo aspetto di fertilizzazione da parte della CO2, la deforestazione che è avvenuta precedentemente ancora prevale, deve essere ancora compensata da trend più recenti, sostanzialmente. Chiarissimo. Vediamo se abbiamo qualche altra. Sì, diciamo, allora, vediamo se l'ultima domanda. Allo stato attuale, quanto è plausibile che siano attuabili sistemi di cattura della CO2, esclusa la riforestazione? Allora, quindi mi rifaccio un po' al rapporto speciale dell'IPCC su quello sull'aumento di temperatura di 1,5 gradi a cui mi riferivo prima. Quindi, di fatto vengono presi in considerazione due sistemi, diciamo, per raggiungere queste emissioni negative. Io ho parlato di uno che era quello della afforestazione o della riforestazione.
L'altro riguarda sostanzialmente la cattura, diciamo, della CO2 legata un po' alla produzione di biomasse per uso energetico, sostanzialmente, che è l'altro tema, che fra l'altro in parte si lega anche alla questione precedentemente di come utilizziamo gli spazi agricoli, fra l'altro. Quindi se per una produzione di tipo alimentare o per una produzione per biomasse di tipo energetico, che è un tema che tra l'altro è già stato di interesse anche dibattuto nei media sul tema dei biocombustibili. Quindi questo è l'altro elemento che è stato preso in considerazione, diciamo, dall'IPCC, almeno nell'ultimo rapporto. Poi sono stati presi in considerazione anche altri elementi di tipo tecnologico, diciamo, quindi il fatto di sequestrare la CO2 in, diciamo, sottoterra, diciamo così, quindi trovare dei luoghi di stoccaggio per la CO2, derivante anche da processi industriali, diciamo, che hanno applicazioni che dipendono dal tipo di attività che genera la CO2, quindi sarebbero applicabili a un sottosistema. Dire una parte delle attività, non a tutte, evidentemente, sono dei sistemi che comunque sono costosi di fatto tuttora, possono trovare delle applicazioni, ma non sono ancora stati considerati, almeno nel termine di questo rapporto, come in modo pieno, diciamo. Dipenderà anche dai loro costi e dalla loro applicabilità, stabilità nelle soluzioni che si possono trovare. Ne sono state Certo. proposte molte, diciamo, in questo campo, evidentemente. E c'è molta ricerca su questi temi, sicuramente. Io direi di chiudere con questa domanda che mi sembra che sia più a cui si debba dare una risposta più, come dire, più politica che scientifica. Comunque, la domanda è questa: rispetto all'avvicinamento della soglia critica delle emissioni di CO2, quanta responsabilità può essere ancora ricondotta al singolo e quanta invece dovrebbe essere data ai governi piuttosto che alle grandi industrie? Beh, diciamo che è ovvio che tutti sono portatori di interessi, quello sia a livello individuale sia a livello di collettività. È ovvio che ci sono delle scelte che ogni individuo può fare diciamo, come cittadino, diciamo, che ha potere di voto, e come consumatore che ha potere di effettuare delle scelte sui propri consumi in termini di, insomma, ciò che mangia, ciò che acquista, come si sposta. Evidentemente i comportamenti individuali sono noti a tutti. E chiaramente, avendo potere di voto, diciamo che ha un modo per eventualmente esprimere anche questo a livello più alto, i mezzi che la democrazia ci mette a disposizione, diciamo così. E poi è chiaro che è necessario, sono necessarie entrambe sostanzialmente, quindi il coordinamento chiaramente che è dato dalla Convenzione Quadro per i cambiamenti climatici, appunto un luogo, diciamo, di dibattito multilaterale ad alto livello, e che quindi da cui sono emersi poi questi impegni come quelli degli accordi di Parigi, e che quindi definiscono determinati strumenti sia a livello di impegni, ma anche a livello di scambio di soluzioni. Diciamo, poi non è magari il mio campo, quindi non mi addentro più di tanto, però negli altri gruppi di lavoro dell'IPCC si discutono chiaramente i flussi finanziari e il ruolo che possono avere, e quindi sia a livello pubblico, quindi degli stati, delle organizzazioni sovranazionali, come nel nostro caso dell'Unione Europea, e chiaramente anche a livello dell'industria privata. Molte si faceva l'esempio di alcune politiche diciamo, di Trump, quindi l'ex presidente degli Stati Uniti, di supporto all'industria del carbone, che però forse è stato il mercato stesso ad aver un po' abbandonato quella strada, perché è più attratto da altri investimenti. Quindi
sono tutti elementi, diciamo, che dovrebbero convergere per poter riuscire diciamo, a dare una soluzione a una sfida che si fa chiaramente sempre più impegnativa man mano che il tempo passa. Certo, è stata un'ottima domanda e un'ottima risposta perché ci dà proprio il gancio per andare agli appuntamenti successivi dove proveremo proprio a dare anche risposte che vanno un po' al di là della stretta scienza del clima. Quindi io ringrazio moltissimo il professor Albani, ringrazio moltissimo tutti i partecipanti, spero di vedervi numerosi ancora nei prossimi appuntamenti, quindi mercoledì prossimo alle 14. E direi che ci possiamo salutare e vi auguro a tutti una buona serata. Grazie ancora. Grazie a voi tutti, essere organizzati, grazie a chi ha ascoltato.